oggi ci troviamo a ricordare degli eventi storici importantissimi per la storia della resistenza a Coirgnet. Il 14 dicembre del 1944 venivano fucilati proprio in questo posto 7 ragazzi, cioè uno era già 56enne, ma gli altri erano dai 18 ai 22 anni, che erano stati catturati, e loro erano parte della 77esima e della 4ª Brigata Garibaldi, ed erano stati catturati grazie alla delazione di una spia. Poi furono portati nella caserma Pinelli, tragica caserma Pinelli di Coirgnet, dove erano stati torturati, e poi alla fine, il 14 dicembre, condotti e fucilati qua sul posto. Quello che noi abbiamo di quel periodo, di quella giornata, sono i ricordi dell'allora parroco, Don Cibrario, e che riconobbe in uno di questi ragazzi un ragazzo che viveva poco qua dietro, un ragazzo proprio del posto, Ruffato Giovanni, di 18 anni. E la cosa che balza più agli occhi è la serenità di questi ragazzi che compirono questo gesto per oggi garantirci di essere un paese libero e democratico. E sicuramente questo è uno degli eventi più importanti, diciamo, oltre alla tragica fine del partigiano Fillac, della storia della resistenza a Coirgnet. Queste che noi facciamo non sono solo commemorazioni, non devono essere solo commemorazioni formali, ma oggi il problema della lotta contro il fascismo è più che mai vivo in Italia. Esiste in Parlamento una legge che dovrebbe portare finalmente chiarezza, ed è già passata alla Camera e spero passi entro la fine della legislatura al Senato, che chiarisce definitivamente che l'Italia è un paese antifascista e che non ha nessuna intenzione di lasciare spazio alla rinascita di partiti neofascisti. Purtroppo in questi giorni stiamo assistendo, grazie all'attuale legge un po' limitativa, diciamo, al rigurgito di una serie di movimenti nazisti, fascisti, xenofobi, che infischiandosene completamente della legge, di quello che è il nostro paese, stanno compiendo degli atti di dimostrazione di forza. Ecco, noi oggi dobbiamo riuscire invece a convincere i giovani che la lotta al fascismo è oggi come mai presente e importante.